mister, buona la prima. Io penso la miglior partita in casa di questa stagione. Non avete concesso assolutamente nulla, al limite però è l'uovo che bisogna sempre fare 3-4 azioni da gol per fare un gol. Concordo nel dire che questa è stata la più bella delle partite fatte fino ad ora, perché credo che sotto tutti i punti di vista abbiamo fatto una partita importante, una partita aggressiva, una partita maschia, una partita dove abbiamo vinto se non tutti, quasi tutti i duelli in fase di possesso e in fase di non possesso. Ovviamente magari ci mettiamo un po' più di tempo nel far gol, nel senso che concretizziamo magari un po' meno. Però direi che quelle palle gol che abbiamo fatto sono state concretizzate alla grande poi alla fine. Quelle due o tre palle, ecco. Ecco, il pelo dell'uovo da Mazzorati non ci si aspetta un ingenuità del genere che ci mette in grande difficoltà in vista di Olbia, perché malgrado una costola rotta, Cauz non sta benissimo. Insomma, una grossa ingenuità che da uno della sua esperienza non ci si aspetta. Diciamo che nel reparto difensivo ultimamente stiamo avendo sempre qualche problemino, magari anche a livello di infortunio. È chiaro che questa espulsione ci condiziona un pochino per Olbia, però io credo che riusciremo a recuperare qualche altro giocatore, quindi il problema diciamo che non si pone per noi. Matteo Bonaccina, prego. Mister, ora torno un po' sulla questione che abbiamo affrontato ieri. Non avete cambiato modulo, avete cambiato modo di giocare, nel senso avete scelto due mezzali ibride, tra virgolette, due giocatori che sanno fare un po' tutto, come Lore e Bolzoni. Avete scelto di affidare tanto del possesso palla terra ai piedi di Caprof e poi cercare Iocolano e Capogna. Scelta che ha pagato, scelta che sicuramente avete studiato in settimana, l'avevate preparata per giocarla in questo modo. Sapevamo che questa partita sicuramente era una partita fatta a ritmi alti, perché loro è quello che sono abituati a fare. Quindi in mezzo al campo con l'ora siamo riusciti a dare dinamismo sotto questo punto di vista. Devo dire che ci siamo riusciti bene, siamo riusciti a vincere molte seconde palle. Loro giocavano molto uomo contro uomo, noi siamo stati bravi ad attaccare lo spazio, a trovare qualche giocatore tra le linee. Devo dire che è stata una grande partita e alla fine un risultato meritato. E ci tengo a dire questo, è un risultato che dedichiamo anche ai tifosi perché loro non possono gioire con noi in campo. La dedichiamo soprattutto a loro questa partita. Se non sbaglio, era la prima da primo allenatore. Oggi era il debutto, quindi ti ho visto sicuramente molto carico e con molta voglia di farti sentire. Se ci vuoi raccontare, insomma, qualche emozione da debutto che hai provato. Ti dico la verità, prima della partita ero molto 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 emozionato. Capirai bene, la prima partita da allenatore, poi a sostituire il mister, non è mai semplice. Però, come ti ho detto ieri, ero talmente concentrato che alla fine l'emozione si è trasformata in concentrazione. Quindi ero lì a incitare la squadra, a correggere se c'era da correggere, anche se oggi devo dire che c'è stato ben poco da correggere, c'era solo da incitare più che altro i ragazzi perché hanno fatto davvero tutto abbastanza bene sotto tutti i punti di vista. Federico Pozzoni. Buonasera mister, possiamo dire che oggi per la prima volta si è visto il vero Caprof? Come giudica la sua prova? Io la giudico buona. Caprof sicuramente veniva da un momento anoma a livello fisico, nel senso che il tempo che si è dovuto adattare, che è entrato in condizione, giustamente ci voleva il tempo necessario per poterlo portare in condizioni idonee a disputare una partita. Devo dire che oggi ha fatto una bellissima partita, ha fatto un assist per il rigore, come avete ben visto, quindi siamo contenti di lui e speriamo che si possa ripetere subito mercoledì. Ecco, poi un'altra domanda. Se togliamo la sconfitta interna con il Piacenza, il pareggio con la Carrarese, per il resto Lecco, tra le mura amiche del Ridamonti, non ha mai sbagliato un colpo. Si è data una spiegazione sul perché c'è questa differenza di rendimento rispetto alle partite in trasferta? Come Sicuramente potete spiegare? quando giochiamo sul nostro campo siamo sempre avvantaggiati, però
perché conosciamo il nostro campo, conosciamo gli appoggi, è un sintetico dove ci alleniamo tutti i giorni. Probabilmente quando si va a giocare le partite fuori casa, dove andiamo a incontrare magari dei campi in erba, magari siamo più un diesel, nel senso che per entrare in condizione partita ci mettiamo un pochino in più. Questo è un aspetto che sicuramente va curato, quindi ci impegneremo a farlo sicuramente. Allora, fino al rigore, dicevo, cacchio, oggi non è la partita Iocolano. Poi, rigore, gol fantastico, insomma, i grandi giocatori sono questi qui. Non li vedi, sei pronto a dargli 5 e mezzo e poi escono col 7. Guai, escono dei 5 e mezzo. No, dai, scherzo. Perché non era facile, è stata veramente una partita difficile, perché comunque eravamo... Loro ci riattaccavano, noi dovevamo stare lì a recuperare le seconde palle, quindi c'era, prima di tutto c'era bisogno di una, di un'ottima fase difensiva. Poi, secondo me, noi siamo questi, abbiamo sempre, ci creiamo sempre poi l'opportunità per fare gol e per renderci pericolosi. Quindi inizialmente la partita era da fare nella maniera perfetta, in maniera, nella fase difensiva, e poi, come hai detto tu, poi dopo le cose vengono fuori. Ecco, viene da pensare che questo Lecco è così, come, che sa costruire, però non ha un vero e proprio finalizzatore, anche se poi Capogna ha giocato, secondo me, una ottima partita come sempre, più su altri quarti che in area. Forse avere la punta di riferimento snaturerebbe questo Lecco, è così? Secondo me no, perché comunque... Ricky fa la punta di riferimento, è chiaro che ogni partita è a sé e viene preparata in maniera diversa, c'è la partita che c'è bisogno di un Riccardo o di un Nando che tengono sulla squadra e fanno la prima punta, e poi ci sono le partite come quella di oggi che serve che magari venga più incontro per creare gli spazi poi dietro la linea difensiva, quindi è tutto in base alle partite, ecco. Matteo Bonaccina. Simone, direi che ti ha fatto bene avere un giocatore come Caprof, magari che ha legato più il gioco, un po' il lavoro che hai fatto tu settimana scorsa a Busto, però poi dovendo giocare contro 4 se non 6 giocatori. Oggi tu hai giocato più a ridosso di Capogna, inevitabilmente con una linea, la linea di centrocampo della Provercelli te la sei tenuta quasi sempre alle spalle. Ne hai beneficiato di questa presenza? Sì, certo, assolutamente. Poi Juan aveva bisogno di un attimo per entrare nell'ottica del nostro calcio, che è completamente diverso da quello che ha fatto fino all'anno scorso. E devo dire che è entrato bene nella nostra mentalità e si ha molto da fare. È un grande giocatore ed è fondamentale per questo Lecco sicuramente. Oggi come oggi è vero che poi hai fatto in trasferta, hai giocato solo a Livorno a Como, poi ti sei dovuto fermare, però date l'idea proprio che in casa, al di là del fatto di allenarvici sempre, proprio siate a vostro agio, avete anche una certa libertà nel giocare anche contro squadre così arroccate come la Provercelli, lo è stato comunque per tutto il primo tempo, ma voi avete trovato gli spazi per far male. Settimana scorsa, al di là di sintetico erba, ho percepito una convinzione un po' diversa negli attacchi. Ma guarda, ti dico, è un qualcosa che comunque sappiamo e ci stiamo lavorando su, perché è semplicemente un fatto mentale. Quando riusciremo a ragionare tutti nella stessa maniera e essere così aggressivi con questa mentalità che usiamo in casa, la usiamo poi fuori casa, poi le giocate vengono naturalmente anche fuori. Ti dico che ne siamo consapevoli e ci stiamo lavorando su. Federico Pozzoni. Quello che è mancato forse a Lecco fino a questo momento è la conferma alla prova del 9. Pensi che la partita di Olbia possa essere un'altra prova per dimostrare che questo Lecco ha effettivamente acquistato continuità? Ma in realtà ogni partita è una prova del 9, ma per noi stessi più che altro, per renderci conto di quello che siamo in grado di fare. Oggi l'abbiamo fatto vedere, ma come lo è stato, non sono state altre partite. Quindi semplicemente bisogna cercare di affrontare tutte le partite nello stesso modo, perché
tutte le partite sono una prova del 9 per noi stessi, più che altro. A posto, ci sono altre domande per Simone? Una curiosità, Simone, ciao, complimenti. Ti volevo chiedere se ci spieghi la tua esultanza. Vedo che fai sempre il gesto di un sorriso, una dedica, se ce la spieghi. È nata nel momento che c'è stato il mio trasferimento a Lentella. Io ero arrivato da 2 mesi a Monza e poi per scelte tecniche societarie sono dovuto andare via a gennaio. E ho passato un mesetto in cui ero un po' giù mentalmente, mi sentivo fallito, tra virgolette, e sono arrivato a Chiavari e facendo gol alla prima partita, appena arrivato, mi è venuto istintivo fare quel segno, come per dire starò sempre col sorriso, in ogni caso quello non mi si leverà mai dal viso. Da lì poi ha continuato e penso che la porterò avanti, perché è una delle mie prime cose, ecco, questa qua. E soprattutto una partita in cui ti sei preso la maglia da titolare come se l'avessi sempre indossata, una soddisfazione, no? Sì, sì, è una soddisfazione. Alla fine ho lavorato in questi mesi proprio per farmi trovare pronto. Dai, c'era da lavorare sull'adattarsi anche dal punto di vista tattico su alcune cose, quindi sono contento. In cosa hai dovuto adattarti e come ti senti adesso? Ma sentirmi, mi sento bene. È chiaro che dopo tanti anni a fare la mezzala si passa a un centrocampo a due, c'è da lavorare su alcuni principi, alcuni aspetti. E questi erano quelli sul quale principalmente dovevo lavorare. Matteo Bonaccina, prego. Allora, ciao Filippo, insomma, ho rivisto il giocatore che vedevo a Cittadella, insomma, in Serie B, prima delle tue sfighe varie, purtroppo, insomma, sei riuscito a portare anche in una mediana 2 oggi, anche perché è stata la seconda titolare che hai fatto, Pontedera fa un po' storia a sé, hai fatto quasi il trequartista quella sera lì. È stata questa la prima partita in cui sei riuscito a dare anche un po' il cambio di passo. Mi sembra che in questo momento tu abbia bisogno di giocare dall'inizio per prendere un po' confidenza con i ritmi della partita, con i rimbalzi al pallone e via dicendo. Ma a dire il vero, oggi che diciamo era una delle prime volte, mi sono trovato già abbastanza a mio agio, quindi quella fase lì la reputo superata, quindi diciamo che anche la prestazione della squadra mi ha aiutata, io avrò aiutato la squadra e la squadra sicuramente ha aiutato me. Com'è stato giocare con Bolzoni, giocatore comunque con una certa intelligenza tattica, se vi siete insomma trovati subito? Sì, penso sia anche facile trovarsi bene con Francesco, perché c'è una carriera che parla per lui, quindi è facile, sì. Poi magari mi ha dato una mano in più per quanto riguarda il fatto che sono tornato in campo dall'inizio, ma giocare sia con lui che con gli altri, devo dire che mi trovo bene. Federico Pozzoni, quanto ha contribuito a collocarsi mentalmente l'episodio del rigore? Perché fino a quel momento si era visto un buon lecco, ma mancava qualcosa, magari anche in fase di ultimo passaggio. Quindi cosa è cambiato dopo quell'episodio? Ma in realtà il rigore nasce proprio da un ultimo passaggio fatto bene, quindi penso che a furia di fare la partita preparata come l'abbiamo preparata e a furia di spingerli all'indietro, il rigore è un episodio che nasce proprio per quello che abbiamo preparato, che poi nasca da un tiro da fuori o da un tiro dentro l'area piccola o che nasca da un rigore, secondo me è frutto di quello che abbiamo preparato. Anche il gol di Iocolano nasce proprio per quello.